Ciao a tutti, sono sempre invitato a tanto questa puntata del mio mobile. Allora, mentre giro questo video, è l'8 febbraio. Che cosa succede l'8 febbraio? È il compleanno di questo idiota che vedete davanti. Compie 24 anni, papà, squilli di tromba. Che cazzo ne sono, lo sapevo. No, allora, perché dico questo? Perché mi avete fatto veramente gli auguri in tantissimi, mi avete scritto in tanti, dimostrando il vostro affetto su Facebook. Molti mi hanno anche chiamato, questo mi ha fatto veramente molto piacere. Quindi io vi voglio bene, abbraccio di gruppo, quanto cazzo vi voglio bene, grazie. Grazie, grazie, che mi dimostrate sempre comunque il vostro affetto in tutti i modi, con che possono essere i commenti, che possono essere anche le critiche, perché le critiche costruttive servono sempre, quindi veramente grazie di cuore. Allora, come potete vedere, sto mettendo meno recensioni ultimamente, un po' perché non ho tempo, un po' perché prima ne facevo talmente tante che molti non avevano il tempo di vederle tutte, se ne perdevano alcune, quindi le sto dilazionando anche perché non ho molto tempo. Però è qualche giorno che non faccio video, e c'è da dire una cosa: ho visto tanti film e non sapevo bene cosa fare, non sapevo quale recensire, perché sono tanti film recenti, naturalmente. Comunque tornerò a recensire anche le vecchie glorie, comunque film che hanno fatto la storia, e tornerà presto anche l'Indie Corner, cioè l'angolo in cui recensisco film magari di nicchia, cioè indipendenti, non strani, che però a mio parere meritano veramente tantissimo. E non sapevo bene cosa recensire, ero indeciso se recensire questo film che sto per fare o Defender, però ho deciso di rimandare un attimo Defender, sebbene sia un gran film, perché è l'occasione per recensire un film italiano che è un pochino che non ne recensisco e che secondo me è abbastanza interessante. È un film del 2012 per la regia di Luca Miniero ed è Benvenuti al Nord. Allora, Benvenuti al Nord, per chi non lo sapesse, è il sequel del film Benvenuti al Sud, sempre di Luca Miniero, che era uscito nel novembre del 2010, se non sbaglio, quindi a fine anno, quindi un po' più di un anno fa alla fine. Per cui, secondo me, è un film che era stato molto carino, molto bello, e che Benvenuti al Sud era il remake di Giù al Nord, il film francese di Danny Bonn, che è scritto, cioè, diretto, scritto e interpretato da Alain Mon, che è questo attore francese. Vi ricordate, ne ho parlato per lui, era il protagonista di L'esplosivo piano di Basilico, il film molto strano, diretto dallo stesso regista del favoloso Mondo di Amélie. Comunque sia, Danny Bonn, che tra l'altro in Benvenuti al Sud fa anche una comparsata, e in questo film, in Benvenuti al Nord, è presente solo in veste di produttore esecutivo, quindi ha messo i soldi per produrlo perché gli sembrava una buona idea. Giù al Nord non ha avuto un seguito, che io sappia. Non mi pare abbia avuto un seguito, se l'ha avuto non ne sapevo l'esistenza, ma non mi pare proprio. Giù al Nord, quando uscì qualche anno fa, totalizzò dei buoni incassi in Italia, ma sbancò completamente il botteghino in Francia. Questo perché? Perché in Italia non ha sbancato il botteghino in Francia? Sì, semplicemente perché prendeva in giro degli stereotipi tipicamente francesi che noi italiani non riusciamo a cogliere, se non conosciamo la loro cultura. E quindi il film strappa qualche risata, ma sicuramente non è neanche, cioè non strappa tante risate come Benvenuti al Sud, che essendo remake è praticamente identico, ma con gli stereotipi applicati appunto al Sud Italia, al meridione. Un film molto bello, toccante, con un cast d'eccezione: c'era Claudio Bisio, Alessandro Siani, tanti caratteristi che secondo me hanno fatto il film. Poi c'era Valentina Dovini, la Finocchiaro, Angela Finocchiaro, che secondo me quando è in coppia con Bisio dà il meglio di sé. Hanno un grande affiatamento quei due. Questa cosa mi è piaciuta molto. Dunque, quindi ce ne sono veramente tanti di caratteristi e interpreti. Ora, per esempio, Salvatore Misticone, che interpreta Scapece, che è presente anche in questo film, è un attore straordinario, ma ce ne sono altre grandi caratteristiche, fanno piccoli ruoli, ma sono quei ruoli che ti ricordi. Ora, cosa c'è da dire su Benvenuti al Nord? Ecco, se Benvenuti al Sud era stato un successo, era stato un film innovativo per quanto fosse un remake, ma molti non l'avevano visto Giù al Nord, quindi diciamo che è stata un po' una novità, diciamo che era la scorsa stagione cinematografica, quella di, diciamo, quella dell'inverno in cui è uscito, quella del 2010-2011, la stagione cinematografica invernale 2010-2011, era stata una grandissima stagione, perché erano usciti film come La banda di Babbo Natale, Immaturi, questo, poi erano usciti un sacco di altri. Comunque era stata una buona stagione cinematografica per il nostro cinema. Il cinepanettone aveva cominciato a scendere in incassi in favore di altri film, cosa che è successa anche quest'anno. Quindi c'è un'inversione di tendenza, dice anche Chiambretti, la musica sta cambiando, no, comunque c'è un'inversione di tendenza, la gente ormai il cinepanettone non lo vuole più, preferisce magari film un po' più genuini, e questa cosa mi fa veramente molto piacere. Però qual è il problema? Il problema è che questa stagione filmica, quella dell'inverno 2011-2012, quindi da cavolta, cioè diciamo la stagione che va da settembre fino a tipo febbraio-marzo, ok? Quindi che prende la fine all'inizio degli anni. Quindi in questo caso la stagione che va a replicare, cioè la scorsa stagione invernale era stata una buona stagione invernale, mi era piaciuta tantissimo, è stata una figata per il cinema italiano.
Questa stagione invernale che cosa ci ha riservato? Gli stessi titoli dell'altra volta, della scorsa stagione, ovvero i sequel, ma sminchiati a manetta. Cioè, abbiamo Benvenuti al Nord, ok? E Immaturi il viaggio, principalmente. Che cosa sono? Non sono altro che la ripresa di due titoli che nella scorsa stagione erano stati molto acclamati dalla critica, dal pubblico, che io stesso avevo apprezzato, mi ero sganasciato da ridere, anche se veramente Immaturi non l'ho recensito, ma comunque l'ho visto, è veramente divertente, eccetera. Questi film che sono usciti adesso, che sono i seguiti, sono tremendi. Perché? Perché non ce n'era effettivamente bisogno. È subentrata la voglia di sfruttare la gallina dalle uova d'oro e il risultato è questo. Perché Benvenuti al Sud aveva una sceneggiatura solida. Aveva una sceneggiatura solida perché era il remake di un film, appunto, di un film francese, no? Come ho già detto. Questo film invece non ha una sceneggiatura solida, è un film che non ha senso di esistere, Benvenuti al Nord, così come anche Immaturi il viaggio. Benvenuti al Nord non ha senso di esistere, perché? Perché innanzitutto è una, come posso dire, si cerca di prendere, cioè di fare la stessa cosa che è stata fatta con l'altro film, anziché applicare tutto agli stereotipi del sud, applicarlo agli stereotipi del nord. Però la trama risulta una trama zoppicante, poco giustificata, diciamo che non è totalmente, cioè nel senso, a voler ben vedere, non era totalmente campato per aria fare un seguito. Volendo, il film poteva prestarsi, ma non sarebbe stata una buona idea, perché era una forzatura, perché effettivamente il discorso era già finito lì. Certo, c'era la voglia di far vedere che comunque anche noi italiani con questo oggetto lì sappiamo dare qualcosa di buono. Nonostante sia un film della sceneggiatura originale e non ripresa da un film straniero, d'accordo? Però invece si deve essere proprio il difetto più grande di questo film, il fatto che sia una sceneggiatura totalmente originale su basi per nulla solide. Anzi, la sceneggiatura è dello stesso Luca Miniero insieme a Fabio Bonifacci. Tra i produttori, appunto, l'ho detto, c'è anche Danny Bohn, che ha creduto in questo progetto. Il film ha avuto buoni incassi, ma a mio parere non è granché. Le risate non sono le stesse che ti fai con l'altro film. Con l'altro film, soprattutto se non hai visto Giù al Nord, perché ecco, una cosa da dire di Benvenuti al Sud è che io l'avevo visto dopo aver visto Giù al Nord, parecchio dopo, e ho riso, ma alcune risate me le sono perse perché sapevo già cosa aspettarmi dalla scena, nonostante sapevo che sarebbe stato adattato allo stereotipo. Nel nostro paese più o meno sapevo cosa aspettarmi. Con questo film speravo, nonostante comunque avessi già annusato l'odore del fallimento, ho pensato magari però non sono riuscito a fare un buon lavoro, perché comunque ho letto che le critiche non erano buone, però comunque io non mi fido delle critiche, cioè nel senso ci sono stati un sacco di film che sono stati criticati ma che poi a me sono piaciuti, per esempio. Quindi per esempio ci sono tanti tipo come posso dire, Non avere paura del buio. Ho sentito un sacco di gente che mi ha detto non guardarlo è una schifezza, un sacco di gente che mi ha detto, un sacco di critiche che dicevano che era tremendo. Io l'ho visto e sinceramente non mi è dispiaciuto, ma ne parlerò in una recensione apposita. Comunque, non sono di quelli che si fidano troppo del parere delle critiche, se una cosa mi ispira la vado a vedere lo stesso. L'ho visto e ripeto, no, non, secondo me non siamo davanti alla verve. È proprio questa tendenza. Allora, c'è stata un'inversione di tendenza. Il cinepanettone, dicevo prima, come genere ha perso molto perché la gente si è stufata delle solite battute, eccetera, eccetera, quindi vuole andare un pochino avanti e vede queste commedie che non sono male. Cos'era il problema che ne seguiva da quella buona stagione cinematografica che abbiamo avuto l'inverno scorso? Che c'era il rischio che l'Italia si fossilizzasse nella commedia di questo tipo. E infatti, che cosa abbiamo in questa stagione? Un sacco di film commedia di questo tipo, tranne uno che devo ancora vedere, che so che pare sia bellissimo ed è Hacab, che è l'unico film comunque drammatico di questa stagione notevole, diciamo, e che italiano, diciamo, in questo senso. Quindi vorrei vederlo proprio per capire, perché dicono tutti che è molto bello, quindi appena potrò lo vedrò e lo recensirò. Però qual è il punto? Il punto è questo, che c'è stata una fossilizzazione. E sì, sono contento del fatto che ci sia stata un'inversione di tendenza, che sempre meno che si guardino questi tipi di commedie, che i cinepanettoni o cose del genere, che sono alla fin fine film che rubano spazio al cinema. Il grande fastidio dei cinepanettoni, porca miseria, qual è? È che sono film gratti volgari, eccetera, eccetera, ma non è, cioè, nel senso, la gente naturalmente può vedere quello che vuole, va bene. D'accordo, ma il problema è che rubavano spazio a film molto più meritevoli. Il problema del cinepanettone è che la gente non è che magari va a vedere tutti i film del mondo, lo piazzavano in sala e prosciugava incassi che potevano andare a film molto più meritevoli. Era quello il nervoso, con cui
mi faceva venire veramente nervoso e sono veramente contento che ci sia stata un'inversione di tendenza. È una buona cosa. Ci sia stata un'inversione di tendenza. È buona questa cosa qui. È una cosa ottima che ci sia stata questa inversione di tendenza. Io sono contentissimo di vedere che film come Il gatto con gli stivali, che è un cartone animato, abbia fatto il culo alla vacanza di Natale a Cortina. Tra l'altro, per far capire quanto sono la frutta, per far capire quanto sono la frutta, sono riusciti a tirare fuori un brand, che è quello dei Vacanze di Natale dei Vanzina, che per dirvi era. Persino Vacanze di Natale è superiore a quelle cazzate che fanno i parenti. Perché i fratelli Vanzina, in un certo senso, io li stimo. Perché comunque quelli loro cosiddetti cinepanettoni avevano sì le connotazioni cinepanettone, eccetera, eccetera, magari battute un po' volgari, e tutte queste cose qua, le classiche cose. Però c'era un'intenzione dietro. Erano film comunque godibili. Io alcune Vacanze di Natale o film come Sapore di Sale, eccetera, eccetera, sono film che comunque non sono da buttare via. Perché non erano proprio. Erano fatte, erano film molto commerciali, ma i Vanzina hanno sempre avuto un occhio di riguardo per il cinema. C'era un intento registico, non erano film campati per aria. L'intento registico c'era anche una buona caratterizzazione di certi personaggi, c'era anche un intento di critica sociale, in un certo senso, se vogliamo guardare. Perché io quelli non li consiglio. Alcuni film di Vanzina, il primissimo, magari Vacanze di Natale così, per quanto ci sia sempre Baldi e Sica, eccetera. Non sono, io non li considero esattamente dei cinepanettoni. Cioè, sono dei cinepanettoni, ma quando io parlo del cinepanettone io mi riferisco proprio agli ultimi 10 anni che hanno sfornato proprio questi film che sono fatti in serie tutti uguali tra loro. I Vacanze di Natale invece un minimo, o anche altri film di Vanzina, un minimo di intenzione, un minimo di intreccio della storia abbastanza originale c'era, non era così male. Ok, adesso non sto dicendo che sono dei capolavori, però devo dire che sono un film che sono più trash che brutti, ok? Io non li considererei brutti. Magari poi dopo un po' gli ultimi, d'accordo, e gli ultimi diventa mangiare il cinema. Io parlo proprio delle origini. Era quell'evoluzione della commedia all'italiana che ancora non era verso come si dice, non era ancora verso il degrado. Iniziamo, ma ancora aveva un ritegno. Mentre invece questi film qua, no. Gli ultimi proprio no. Ora. Era positivo, dicevo, che c'era stato questo rientro di tendenza. Questo Benvenuti al Nord, perché? Adesso entro nel vivo. Perché questo Benvenuti al Nord mi ha fatto storcere il naso? Mi ha fatto storcere il naso perché, allora, innanzitutto gli attori. Allora, sono sempre gli attori sono esattamente gli stessi. C'è sempre Valentina Lodvini, c'è sempre Angela Finocchiaro, c'è sempre Claudio Bisio, Alessandro Siani, gli stessi caratteristiche che ci avevano fatto ridere a tutti nel primo film. Perché allora non funziona? Qual è il motivo che non fa funzionare questo film? Qual è l'ingaggio? Voglio dire, c'è persino Paolo Rossi. Le interpretazioni sono inferiori a quelle dell'altro. L'unico che secondo me tiene abbastanza su e ho preferito rispetto a Benvenuti al Sud è proprio Alessandro Siani. Alessandro Siani che ora come ora è un attore incredibilmente apprezzato e che il suo nome è una garanzia di successo, solitamente. Quello che non riesco a capire è perché, per esempio, Claudio Bisio è un bravo attore, mi aveva fatto molto ridere nel film scorso. In questo film il suo personaggio ha delle connotazioni che non mi sono piaciute più di tanto. L'ho trovato quasi odioso. Non so se voi l'avete visto, fatemi sapere se la pensate allo stesso modo, perché l'ho trovato, come posso dire. Non aveva smalto, è come se avesse perso lo smalto. Anche Angela Finocchiaro hanno voluto ampliare il suo ruolo, dandogli anche il ruolo della suocera di Claudio Bisio, e fa effettivamente abbastanza ridere. Però, ripeto, sebbene comunque tecnicamente i personaggi dovrebbero essere gli stessi, il modo in cui sono interpretati è inferiore rispetto a Benvenuti al Sud. Questa cosa mi è spiaciuta molto, ma la cosa peggiore è che questo accade anche con i caratteristi. C'erano personaggi che hanno fatto ridere, quindi Scapece, i loro colleghi, la madre di Alessandro Siani. Quindi voglio dire, mi avevano fatto ridere, mi hanno fatto morire da ridere. C'erano Nando Paone e Rizzo che erano constabile piccolo e constabile grande. Questa cosa mi ha fastidio che si chiamavano uguali, solo con un altissimo e un altro basso. Mi aveva fatto ridere. Poi c'era Nunzia Schiano. Nunzia Schiano. Nunzia Schiano è una bravissima attrice teatrale, soprattutto, che interpreta qui la madre, appunto, di Mattia, che è il personaggio di Siani. E questo film, non lo so, non mi ha convinto, nonostante sia un'ottima attrice, non mi ha convinto. Non dico che alcuni momenti non mi abbiano fatto ridere, no, onestamente no, mi ha fatto abbastanza sorridere in alcuni momenti, ma era una risata un po' forzata. Quello che non mi ha convinto è il fatto che la trama sia una trama completamente campata per aria, perché lo vedi che a un certo punto succedono delle cose che non ti fa capire in quale successione temporale succedono, non si capisce quanto tempo passa, non si capisce perché certe cose succedono. C'è proprio un momento nel film che sembra in sospensione, in cui le reazioni dei personaggi sono inverosimili. Voglio
voglio dire, stiamo parlando di un film che, pur essendo una commedia, non è una commedia demenziale, è una commedia realistica che dovrebbe attenersi a certi canoni realistici. Le situazioni in cui sono calati sono molto più surreali di quelli del primo, cioè sono troppo surreali, sono esageratamente surreali, sono mi ricordano quasi alcuni sketch di Camera Café, che è un programma televisivo che io apprezzo tantissimo e che è basato comunque su un'esagerazione. Il realismo viene meno in alcuni momenti perché comunque i personaggi sono eccessivamente stereotipati, alcune reazioni sono esageratissime, ma questo fa parte del format televisivo, perché Camera Café, ricordiamo, è un format che parte dalla Francia, poi è arrivato in Spagna, addirittura c'è anche in Giappone, voglio dire, è un format mondiale Camera Café, comunque internazionale di sicuro. Però, appunto, ci si deve attenere a questi canoni. In Italia l'abbiamo personalizzato, quindi l'esagerazione tipica, eccetera, eccetera. Anche se l'ultima stagione non mi è piaciuta più di tanto, però comunque lì sono gusti. Ecco, mi ha dato questa impressione qua. Mi ha dato un'impressione di trama da fiction televisiva tipo Cesaroni, ecco. In cui ci sono degli equivoci esagerati, giganteschi. Questa cosa può funzionare magari in televisione, ma non funziona, secondo me, quando vai al cinema a vedere un film, soprattutto, che è generato da Benvenuti al Sud, da un originale, quindi da un film precedente, che era stato un caso anche mediatico, era stato un grandissimo successo. Per cui, secondo me, andare a prendere gli elementi del film e a cercare di fare un minestrone, perché questo è, no. Cioè, questo qui c'era proprio l'intento di fare soldi, cercando però di dare un prodotto che fosse originale, di dimostrare, come dicevo prima, che comunque, nonostante non ci sia una trama già scritta come era successo in Benvenuti al Sud, potevano lo stesso fare un buon film, perché comunque in Benvenuti al Sud effettivamente erano i personaggi a funzionare, che sebbene fossero ricalcati su quelli di Giù al Nord, lo stesso erano molto personalizzati. Claudio Biso è ad esempio un personaggio molto meno odioso in Benvenuti al Sud rispetto al personaggio dell'attore francese che lo interpretava in Giù al Nord. Il grosso problema qua è che hanno voluto mettere troppe cose. Anche Paolo Rossi io lo apprezzo tantissimo, un attore soprattutto teatrale che io apprezzo, un grande comico, un grande intellettuale. Io l'ho ascoltato una sua conferenza che è venuta in statale, ed è una persona di grande intelligenza, una persona che proprio ha l'umorismo nel sangue, ma è un umorismo particolare, un umorismo basato tutto innanzitutto su come si pone, perché lui è proprio un personaggio, ma anche su quello che dice. In questo film lo hanno utilizzato come macchietta, non l'hanno utilizzato, cioè voglio dire, tu hai un comico come Paolo Rossi, che non è solo un comico, ma è soprattutto un attore, hai un cast stellare, puoi mettere questo attore al centro, puoi dargli un senso, e invece non gli hanno dato un grande senso, non gli hanno dato neanche una buona conclusione al personaggio. Ti sembra quasi di essere preso in giro, perché tu vedi un film che ha la pretesa di avere una trama abbastanza solida e cosa senti? Chiacchiere, senti tante chiacchiere, tante cose, mettono sul piatto un sacco di cose che potrebbero essere effettivamente risolto in una cosa come 10 minuti. Ci sono situazioni che si risolvono, poi un secondo dopo tornano come prima per un malinteso. Non mi è piaciuto particolarmente, le battute non sono niente di che, e poi la componente umana, c'era una componente umana molto forte nel film scorso, come ad esempio il rapporto tra Mattia e la madre, che qui è esagerato in maniera macchiettistica, come anche è troppo trattato male, secondo me, il rapporto tra lui e il personaggio di Valentina, tra Mattia, appunto, interpretato da Siani, e sua moglie, cioè Valentina Lodovini, non mi ha convinto, perché c'è questa cosa dei problemi che è giustificata sì e no, perché comunque troviamo una situazione che tecnicamente è diversa da quella che abbiamo trovato a Benvenuti al Nord. Se il film è poco successivo agli avvenimenti di Benvenuti al Sud, allora perché le situazioni mi sembrano così diverse? Cioè, in Benvenuti al Sud percepisci che i personaggi abbiano subito un cambiamento, abbiano subito un'evoluzione, ed era questo il bello del film, che io vedevo i personaggi che evolvevano e gli errori li imparavano, come può succedere in molte commedie all'italiana, che ormai c'è questo. Ormai la commedia italiana è diventata questo, no? Una commedia divertente, con però anche spunti di riflessione. Benvenuti al Sud era questo. Una commedia senza troppe pretese, che però faceva anche riflettere, prendeva in giro alcuni stereotipi, e quindi era anche un film di interesse comunque culturale, perché comunque faceva vedere che la realtà del meridione non è così esagerata come la dipingono gli stereotipi, queste cose. Quindi era anche un film che era molto interessante, era bello, cioè dipingeva proprio la realtà comunque anche il fatto dei piccoli paesini, no? Della grande ospitalità, delle tradizioni. Era un film di interesse culturale, aveva preso anche le sovvenzioni della regione, e secondo me, cioè, giustamente, questo film non si merita tanto le sovvenzioni della regione, per esempio.
Per quanto lo so, sono tutti i soldi che arrivano, va bene. Io ho capito i soldi, d'accordo. Però questo prodotto, cioè, capiste? Cioè, io, questo che non capisco, perché abbiano dovuto utilizzare il titolo precedente per dare un film che non gli allaccia neanche le scarpe al titolo precedente. Quindi, non lo so, dicevo, il rapporto tra la madre, tra anche la madre di Mattia e Mattia. Qui è esagerato, cioè era esagerato anche in Benvenuti al Sud, però poi c'era un'evoluzione in tutto questo. E poi noi ritroviamo il personaggio come se non si fosse evoluto niente, come se tutto quello che i personaggi avevano imparato nel film precedente fosse andato a puttane. Questa cosa mi ha dato parecchio fastidio, perché io, in qualità di spettatore, mi sento abbastanza preso per il culo. Perché è come se tu vuoi fare, cioè come se tu abbia voluto utilizzare questo film dandogli il titolo del brand, giustamente solo per farmi spendere soldi al cinema. Ma porca puttana, ma se io vado al cinema a spendere dei soldi, non dico che il film mi deve per forza piacere, ma cazzo, non mi ingannare. È quella lì pubblicità ingannevole. Mettono nel trailer quelle due battutine in croce divertenti, ti mettono il coso, ti mettono il titolo, sceneggiato da, scritto da, prodotto da Danny Boon, quindi dici, cazzo, è prodotto dal regista che ha fatto il film da cui è stato dato il remake precedente. Vorrà dire che è un film valido, ok? Ci sono tanti. Il fatto è questo: che sulla carta è un film che poteva essere di alta qualità e hanno rovinato tutto con una sceneggiatura che non sta proprio in piedi. Ora, non è che sia un film tremendo, schifoso, merdoso, va bene? Ok? Scusate questa trilogia di aggettivi, però è anche a Bernoulli. Non lo so, io non. Allora, il fatto è questo: io non vi consiglio, io vi consiglio piuttosto di aspettare e guardarlo in DVD o in TV, non lo so, se avete Sky magari tra un annetto uscirà, ma non vale la pena di essere visto sul grande schermo, non vale la pena essere visto sul grande schermo perché al momento qualche risata me l'ha strappata, ma poi ripensandoci, no, c'erano troppi punti deboli, troppe cose che mi lasciavano la perplessità, alcune battute anche abbastanza grette, Non mi è piaciuto particolarmente, è sicuramente è un passo indietro più che un passo avanti. La scorsa stagione mi aveva messo tanto ottimismo in corpo, questa nuova stagione, il cinema italiano, ad esempio, adesso esce quel film, sta per uscire quel film Come bello fa l'amore, quello di Fausto Brizzi. Anche lì Fausto Brizzi è uno che a volte tira fuori delle perle, a volte tira fuori delle cazzate. Non lo so, è uno che mi tira fuori film come Notte prima degli esami, poi Notte prima degli esami oggi con una cagata. Film come Ex e poi film come magari Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi che non sono granché, che sono abbastanza più di un passo indietro, questa cosa un po' mi spiace. Poi comunque lui è bravissimo, però poi si svende, ad esempio, non so, molte sceneggiature degli ultimi cinepanettoni sono suoi, per dire. Quindi è uno che per quelle produzioni lì volutamente si abbassa, quindi non lo so. Quello che voglio dire è che anche questo film che sta per uscire con De Luigi, magari è bello, non lo so, io penso che magari lo guarderò. Una cosa che mi dà fastidio è perché far uscire un film del genere in 3D? Una commedia italiana, tipicamente italiana in 3D. Ma ragazzi, ma il pubblico non ha l'anello al naso. Cioè, qui si tratta di andare al cinema a spendere 10 euro. 10 euro, porca puttana. Ma cosa mi offre una commedia in 3D? Io capisco che loro vogliono far capire che il 3D ormai non è più una questione di spettacolarità e che tra qualche anno i film saranno tutti in 3D. Anche se sono magari film tipo Don Camillo e Peppone, magari li daranno in 3D per dire. Quello che non riesco a capire, per quello che non hanno capito, è che non possono. Ancora i tempi non sono maturi. La gente in questo periodo non li spende 10 euro per andare a vedere una commedia all'italiana in 3D. Ma a momenti non li spendono per andare a vedere film che veramente meritano di andare a vedere in 3D. Per esempio, io penso che guarderò Star Wars La minaccia fantasma dopodomani in 3D. Vado a vederlo con la mia ragazza. Cioè, io sono elettrizzatissimo. Ma io 10 euro per vedere Star Wars in 3D non li spendo volentieri, cazzo, ma molto volentieri. Ma non per andare a vedere Com'è bello far l'amore. Già che fai una commedia col titolo di una. Il cui titolo è una strofa di una canzone di Raffaella Carrà, voglio dire. Non lo so. Non. Cioè, nel senso, voglio dire, cosa c'è di male? Non lo so. Non mi si presenta comunque bene. Mi sembra. Non lo so, io penso che lo guarderò, magari è bello, però già visto dal trailer mi sembra anche qui un passo indietro. Porca miseria, negli ultimi anni la commedia italiana, il cinema italiano si stava riprendendo. Adesso hanno capito che questo tipo di commedia, siccome il cinema italiano non funziona più, funziona tutti a fare questo tipo di commedia, poi funzionano, ok, facciamo i seguiti che fanno cagare. E noi italiani non impariamo. Vediamo che un filone va bene, boh, non è che diciamo lo curiamo, lo coltiviamo, lo facciamo evolvere. No, lo distruggiamo con l'inflazione, lo inflazioniamo più che possiamo, e questo il problema. Comunque, questo film una cosa buona c'era, che è la colonna sonora. La colonna sonora, ci sono un sacco di canzoni anche magari risalenti agli anni 80, ci sono pure di Amanda Lear, per esempio,
ce ne sono alcuni di Scipione, ma quella che mi ha colpito di più è che c'è anche un brano di Davide Van de Sfros. Questa cosa mi ha fatto molto piacere perché comunque Davide Van de Sfros è un cantautore che ormai da un paio d'anni è attivo a livello nazionale. L'anno scorso è andato anche a Sanremo con Yanez, che dà il titolo anche all'album, e mi ha fatto piacere vederlo in un film del genere perché comunque Davide Van de Sfros è un artista che, nonostante canti comunque in dialetto lombardo, è molto attuale, tratta dei temi particolari con una grande ironia, quindi sono contento che venga diffuso, che le sue opere vengano diffuse, anche in questi film che comunque vengono visti da molte persone. Però per il resto il film io non l'ho assolutamente. Anche qui, dicevo, il signor Scapece, nel primo film fa ridereissimo, in questo film fa ridere, ma l'hanno ridotto più macchietta di quello che era nel film precedente. Non lo so, è un film. I personaggi agiscono così, d'impulso, come se niente fosse, prendono, fanno, cioè il reali, cioè voglio dire, anche quello nel film precedente, magari era molto esagerato per gli stereotipi, eccetera, eccetera, ma sotto l'esagerazione degli stereotipi trovavamo un intento più satirico, un intento comunque di anche commuovere in un certo senso, quando la madre di Mattia si rende conto del suo rapporto col figlio, c'è una scena fantastica con la madre che dice: "Tu non ci sarai più", è bellissimo, quella frase lì detta appunto dalla Schiano, che è una grandissima attrice, con quel dialetto potente, con quella sua voce caratteristica, a me è piaciuto. Cioè, era una scena comunque che era buttata lì, ma era molto commovente. In questo film io ho trovato invece un tentativo abbastanza blando, di mascherare poi la trovata commerciale, facendo pensare che ci fosse un senso, ma non ha senso. Scusate se mi infervoro, però cioè, qui si tratta comunque di un'industria, quella cinematografica, soprattutto quella italiana, che è in crisi. Non diciamo che non è in crisi, e la gente deve essere invogliata ad andare al cinema. Come fai? Si lamentano pirateria, non pirateria, ma come fai? Se tu il pubblico non si lascia prendere per il pubblico, deve spendere dei soldi, non si lascia, non si lascia. Prendere per il culo così. Non la voglio, io non voglio ridurla a una, non l'ho mai fatto, non voglio ridurla a una questione monetaria, però purtroppo là bisogna ragionare, quando si parla di queste cose qua, bisogna ragionare così. Cosa ci vuole per portare il pubblico al cinema? L'idea vincente. Perché il pubblico non va al cinema? Perché il cinema è aumentato tantissimo e sono tempi in cui magari non si spende molto volentieri. Va bene, benissimo. Allora che cosa fai? O abbassi il prezzo del cinema e non sembra volerlo fare, oppure ci si mette a tavolino tutte le produzioni, comunque, cioè si cerca di organizzare una stagione per quanto riguarda il cinema nostrano che sia valida. Non fare il copia e incolla in brutto della stagione precedente, perché allora vuol dire che non si è capito un cazzo. C'è un rientro del cinema panettone e un avanzamento della commedia di quel tipo? Fai altre commedie di quel tipo senza farci una tappa. No, non fare gli stessi titoli giusto per vendere. Alla gente non piace essere presa per il culo in questa maniera qua. Perché comunque è brutto andare al cinema, avere la sensazione di aver buttato nel cesso dei soldi. È brutto. È brutto, poi si lamentano magari di pirateria e cose del genere. Dovrebbero innanzitutto abbassare i prezzi, quello poco ma sicuro, perché comunque il cinema è patrimonio nazionale culturale. L'Italia, porca puttana, nel campo cinematografico è sempre, sempre, sempre stata forte. È negli ultimi anni che c'è stato qualcosa nella società che ha cambiato le cose, perché è la società che è cambiata, perché a un certo punto certi film non andavano più bene, perché si è cambiata la mentalità della società. Ma quello che non hanno capito è che la società sta cambiando ancora, la mentalità è in evoluzione. Se un certo tipo di film che per 8 anni sono andati bene a Natale non vanno più bene, vuol dire che la gente si è stufata di vedere la solita minestra, bisogna dare qualcosina, qualcosa d'altro. E che cosa gli danno? Danno qualcosa d'altro, tac, e fanno ancora lo stesso errore. Bisogna cercare di rinnovarsi, non dico che sia facile, ma con un cast del genere, con una produzione del genere, con tutti i soldi che danno anche le regioni per sovvenzionare queste opere, si può fare un buon lavoro, solo che il buon lavoro è offuscato dal fatto di fare il film mozzo facile per comunque portare gente al cinema e guadagnare soldi. Ma non deve essere solo così. Meno male che ci sono film come ACAB, che ancora non ho visto, ma che sento tutti parlarne molto bene. Meno male che comunque, anche magari che poi lo vedo e non mi piace, non mi interessa, perché comunque è un film che ha un intento diverso dagli altri. Ogni tanto ci vogliono, quindi io mi sono infervorato, scusatemi, perdonatemi, la recensione è lunghissima. Spero di avervi dato dopo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.